questa città dove tutto si fa, dove niente si fa, dove il cielo è uno specchio, un inganno, un tranello, il sole, il mare, il vento, un comodo refrain. Quella città che mortifica sogni, speranze e ambizioni dei suoi giovani eroi, arrabbiati, dispersi, sospesi nel limbo di questa città. Soprattutto quello di star vicino a quelle
case popolari che tanto lo fanno arrabbiare, ma che sicuramente sono quelle che lui vuole portare a far sì che le persone stiano bene e che vengano in qualche modo superate. Allora, cari amici, è un momento molto importante per la vostra città di Pesce, è un momento molto importante per cambiare la politica. Noi siamo pronti. Quando abbiamo iniziato, tutti ci dicevano: ma dove volete andare? Mi ricordo al nostro amico De Minoci: ma non arriverete nemmeno al 3-4%. Vedete, oggi tutto quello che è l'asprezza dei comportamenti degli amministratori uscenti è dovuto ad un fatto: che il terreno non sta più sotto il loro piede. Si rendono conto che c'è una ventata nuova a Lecce, si rendono conto che qualcosa veramente sta cambiando, e sta cambiando nella mentalità e nella testa dei cittadini. Oggi voi avete deciso di cambiare, e quel 3-4% che dicevano questi cari amici all'inizio per cercare di allontanare tutti noi e tutti noi da questa avventura, oggi che il tempo sta cambiando, ci dicono che Alessandro Delli Noci è il personaggio che va al ballottaggio e che noi andiamo al ballottaggio. E sapete che significa andare al ballottaggio? Che questi andranno a casa. Ecco le motivazioni per cui oggi stanno cambiando metodo, si stanno puntando sulle famiglie, si stanno scagliando contro quelli che sono le dignità delle persone. Noi non lo possiamo accettare. Noi non possiamo accettare questi signori che hanno governato per tutti questi anni, non pensando a quelle che sono le necessità vostre, ma solo esclusivamente andando a tutelare quelli che erano gli interessi propri. Allora c'è da cambiare, e il cambiamento può venire solo ed esclusivamente se voi lo volete. Ci sarà un mese da lottare aspramente, un mese da andare a chiedere i voti agli amici, un mese da portare avanti il nome degli Noci, perché è molto importante, molto importante. E poi un mese dove bisogna incominciare anche a scegliere le persone che vi devono amministrare. E qui ci sono persone che stanno mettendo la faccia, come ho detto prima, di alta qualità. Ecco perché chiedo a voi un grande sforzo per il vostro futuro, per il futuro della vostra città. Domani non pentiamoci di quello che non siamo riusciti ad ottenere. Dobbiamo pensare oggi a quello che sarà il futuro. Ed ecco perché invito tutti voi a far sì che questa avventura abbia un lieto fine. E vedete, qui ci sono i personaggi che vogliono accompagnarvi verso questo lieto fine. Perciò io faccio un in bocca al lupo al mio amico Carlo, e faccio un in bocca al lupo al mio amico Delli Noci, e soprattutto faccio un in bocca al lupo a tutti coloro che stanno mettendo la faccia per far cambiare la faccia a Lecce. Grazie, buonasera a tutti, è un piacere essere qui, lo dico sinceramente. Quando Tomo Ruggeri mi ha detto della possibilità della candidatura di Capo Milione, sono stato subito molto contento, perché le sue competenze sono assolutamente complementari alle mie, e tocca, e la sua esperienza in determinati argomenti e non a tutta la città. Infatti abbiamo trovato subito un'affinità con Carlo prima ancora che ufficializzasse la candidatura, e con il professore Medica per fare una grande battaglia per questa città.
La battaglia che dovremmo gridare anche a gran voce, che è la battaglia della legalità. In questa città si è persa questa battaglia, perché ancora ad oggi la battaglia che abbiamo intrapreso sul nuovo bando delle case popolari ci porta perdenza. Perché ci porta perdenza? Perché si usa non rispondere. Ad oggi esiste ancora un'inchiesta sul bando degli alloggi popolari del 2012. Noi siamo dei garantisti. Aspettiamo che i giudici ci dicano, speriamo, dopo 5 anni di indagine, se qualcuno ha sbagliato o se è della parte della ragione. Però nel frattempo si emana un nuovo bando che è scaduto a gennaio e che secondo la legge doveva pubblicare le graduatorie entro i 90 giorni. I 90 giorni sono scaduti a 19 aprile, 19-20 aprile, e da allora non sono state ancora pubblicate le graduatorie. Non le pubblicheranno sicuramente, perché solo la commissione è stata istituita dopo 2 mesi e mezzo. Ciò significa che ci ritornano dei dubbi, e i dubbi di dire su questo noi abbiamo fatto una grande battaglia e continueremo a farla fino all'ultimo giorno di campagna elettorale, perché non è giusto che tanta gente venga presa in giro, perché esistono delle regole per l'assegnazione di alloggi popolari e qualcuno, immagino, ma spero non lo faccia, specula sulla necessità primaria dei cittadini, che è il diritto alla casa. Carlo, io sono convinto che questa campagna elettorale ci porterà vincenti, lo dicono i primi dati, lo dicono la forza con cui voi state spingendo, lo vedo dagli occhi di tanti amici che ti sostengono. E sono convinto che il tuo apporto, una volta eletto il Consiglio Comunale, in questo settore sarà strategico e fondamentale per far ritornare la legalità e la trasparenza in quel settore. Quindi un grande, grande in bocca al lupo per te. Noi stiamo affrontando una pandemia difficilissima. Ha detto bene il senatore Ruggeri, dicevano che non avrei fatto più di 2 liste, più di 5 compreso, ne abbiamo fatte 6. E a breve ci sarà anche un'altra sorpresa, perché stiamo lavorando alla Clemente per fare una 7ª lista, ve lo anticipo, ed è un grandissimo risultato. Ed è un grandissimo risultato per un motivo specifico, perché una coalizione civica riesce a coinvolgere oltre 192 candidati, che sono 192 cittadini liberi che hanno scelto di provare a cambiare questa città. Vedete, loro si stanno ammazzando tra le preferenze, vi contatteranno, vi forzeranno in tutti i modi possibili, dire non votate, fate un voto utile, immaginando che il voto non dato a loro che sono dei vincenti è un voto inutile. Il vostro voto è un voto libero, e il voto libero serve per cambiare questa città. Loro si beccano tra di loro, tra chi viene eletto, perché c'è la mania di andare al potere. Noi abbiamo un'altra mania, quella di veramente di provare a cambiare la legge, cambiare il modo di governare. E se vedete l'immagine con cui abbiamo annunciato la presentazione delle liste, a cui tutti vi invito il prossimo 12 alle ore 19 al Teatro Politeama, sarà importante, sarà un grande banco di prova, sarà sicuramente un bagno di folla, un importante risultato, quello di presentare una squadra di 192 persone. Questa immagine che noi abbiamo voluto mettere è stata spontaneamente, è stata un'immagine di tutti i candidati insieme, bellissima. C'è una competizione tra le liste, non tra i candidati, c'è una voglia di stare insieme, una voglia di scommettere in un modo diverso di governare. Tratto l'ultimo argomento, che è un'anticipazione di quello che dirò venerdì. Noi abbiamo costruito un programma un po' diverso, un programma che segna delle visioni, visioni prospettiche, non dei sogni come fa qualcuno, e le visioni prospettiche sono basate su dati economici. La visione è quella dell'area metropolitana, cioè di immaginare l'unione dei comuni limitrofi
che sono composti da cittadini che vengono a lavorare nella nostra città, che vengono a usufruire dei nostri servizi, che hanno bisogno di una vivibilità migliore. Abbiamo immaginato che attraverso l'unione dei comuni noi ridurremo tantissimi sprechi. Immaginate unire i comuni da un punto di vista amministrativo in un raggio di 15 km, ridurre i segretari comunali, fare una pianificazione unica. E l'altra sono i temi fondamentali del nostro programma, sono salute e lavoro, due parole troppo assenti in questa città. Ma lavoro è facile dirlo, tutti promettono lavoro, anche loro promettono lavoro all'IKEA che ancora non esiste da oltre 4 anni, ma noi non promettiamo lavoro. Il compito del sindaco è quello di generare possibilità di lavoro, fare in modo che attraverso le leve fiscali si incentivi l'imprenditore a investire, si incentivino i giovani a poter scommettere sulle idee imprenditoriali. Una di queste idee imprenditoriali su cui volevo scommettere, che troverete sui giornali di domani, è il riutilizzo della tassa di soggiorno, che ad oggi non viene impiegata sul turismo, che dovrebbe essere la nostra prima leva fiscale e il nostro primo idea di sviluppo economico. Faremo degli avvisi pubblici trasparenti perché i giovani possono sviluppare associazioni cooperative che sviluppino servizi al turismo. Oggi i turisti in città sono sbandati, non sono accolti, mancano i servizi minimi. Quella è la scommessa di questo territorio, l'ho ripetuto ieri all'università, ho chiesto che il comune entri all'interno del consiglio di amministrazione. Perché? Perché è necessario che il comune dia un indirizzo per l'apertura di un corso di laurea nella facoltà di turismo. Se noi non rilanciamo le nostre specificità, stiamo facendo un danno a questo territorio. E se togliamo a questo territorio questa malattia che ha l'ignavia, cioè l'indifferenza, noi facciamo un grande lavoro. Questa è la scommessa, questa è la scommessa di una nuova legge. Con questo stiamo affrontando con grande coraggio e con tante difficoltà che ha accennato prima con un negro, ma perché ci crediamo, perché la dico con Ruggeri, perdonami, perché scusami ancora, perché questa perché questa sfida è una sfida complessa ma battibile, e sono sicuro che noi l'11 festeggeremo l'elezione di Capo Mignone. E il 26 giugno festeggeremo la mia elezione al sindaco. Andiamo a vincere pure a tutti. Grazie innanzitutto alla politica per essere intervenuto. Vedo gente che è anche un pelato in fondo, non so chi sia, ma comunque mi sembra una persona importante. Allora, mi ero preparato una settantina di fogli, perché volevo una settantina di fogli, poi ho deciso di fare parlare il cuore perché mi riesce meglio. Alessandro ha 34 anni, cioè l'età di mio figlio praticamente. Questo l'ho scoperto un po' dopo perché devo dire che mi sembrava che... giovane vecchio. E devo dire che il feeling è andato avanti, è partito, io ripeto, non lo conoscevo, non per forza persona. E niente, Alessandro mi ha convinto, mi convince sempre di più, e voglio dire anche nei confronti che ha fatto con gli altri candidati sindaci, mi sembra che se avete ascoltato, insomma, non mi sembra che ci sia proprio confronto, ci possa essere confronto. Una persona preparata, è una persona che si comprende e che conosce la macchina amministrativa, e quindi penso che tutti quanti noi possiamo sostenere con gli amici, con le persone con cui andiamo a parlare, possiamo sostenere perfettamente questa candidatura, perché è una candidatura forte, è una candidatura che via via si sta imponendo, e penso che
quegli auspici sono gli auspici giusti, quelli che si possa arrivare al ballottaggio e al ballottaggio giusto. Ora, quello che ho trovato io in questa città, che non l'ho trovato adesso, l'ho trovato in anni e anni, è una città sempre più periferica, sempre più desolata, dove la gente ha perso la dignità, e ha perso la dignità per colpo di questi signori. Se voi pensate che quello che abbiamo detto, che ho detto prima Alessandro, questa gente valuta, possiamo dire, gli occupanti delle case popolari, 1.000 euro, quello che è stato speso in pubblicità per pubblicizzare il bando, il nuovo bando delle case popolari. Se vi faccio vedere, oltre alla spesa, quella che è la pubblicità che loro hanno fatto, ben al posto a questa è la pubblicità delle farmacie aperte, questo accanto è la pubblicità del bando delle case popolari, cioè delle nuove assegnazioni. Questo bando comporta una cosa pericolosissima, cioè chi ha atteso per 4 anni l'assegnazione della casa popolare, se non rifà la domanda, perde tutti i diritti che aveva acquisito in quella graduatoria. Pensate bene che, voglio dire, c'è gente che stava a un passo dalla casa, aspettato per tanti anni, e non ne ha saputo niente di questa casa, non ne ha saputo niente perché non gliel'hanno voluto fare sapere, perché devo dire in maniera colpevole, hanno, e questo perché voglio dire alla gente, io per l'esperienza che ho, la gente viene da me perché vuole dei consigli, e ho visto tante persone che hanno detto no, noi non abbiamo saputo niente, ma se non avessimo rifatto la domanda, invece non hanno saputo niente, si sono secondo me invitati soltanto i loro amici, quelli precedenti l'avevano già promessa nella vecchia graduatoria, questa la volevano eliminare e hanno fatto la nuova, hanno promesso praticamente la casa ai nuovi assegnatari. Ecco perché abbiamo fatto una battaglia insieme a Luigi, l'abbiamo fatta insieme ad Alessandro, per ottenere, diciamo, io per me ho insistito perché secondo me il bando va rifatto, può essere impopolare perché magari quelli che hanno fatto la domanda ci diranno ma non l'abbiamo fatta in tempo, però secondo me la legge va rispettata. Allora, che cosa questa amministrazione, come considera questa amministrazione il cittadino delle case popolari? Lo considera con la spesa di 1.000 euro, perché questa è stata la spesa. Ora, per me è una questione di priorità, io vedo la gente che ha perso la dignità, oltre a perdere il lavoro, perché il lavoro ormai non c'è, ma non c'è neanche il lavoro, quello che prima si trovava facendo corse con l'anzinaggio, si facevano lavori umili, ma che comunque ancora si riusciva a trovare, adesso non si trova assolutamente nulla. La gente, io la vedo, la sento, la gente è arrabbiata, la gente è ormai mortificata, cioè non sa davvero cosa fare. Allora io penso che sia una questione di priorità. Io faccio sempre un esempio, quello del padre di famiglia, no? In una città, adesso entriamo dentro lì e vediamo che ci sono lavori dappertutto, cioè tutte le città, tutte le strade sono sbarrate, ci sono lavori ovunque, sembra che adesso ci siano una città perfetta, vediamo che addirittura abbiamo il bando alla Nubia dove non si sa quante domande siano state fatte, almeno io ho cercato di saperlo, non si sa, 200 domande, quindi vuol dire che per 5 posti non ci sono più. 9 posti, ci sono 200 famiglie che sicuramente terranno ferme lì in attesa della speranza di questi un anno, mi sembra, a tempo determinato, poi dovranno fare le prove, quindi sicuramente non potranno finirle prima delle elezioni. Quindi vediamo tutto questo spreco di manifesti, questi qui li abbiamo fatti, non c'avevo un po' di soldi da parte, non riuscivo a farli, però voglio dire, lo spreco di manifesti che vediamo dentro Lecce significa che questa politica Lecce rende molto perché vuol dire che c'è un tornaconto, perché se no non si capirebbe come si può spendere tanti soldi per dei comitati elettorali, ormai vediamo che non riescono a reggere, ci sono tantissimi locali ormai iscritti dentro Lecce perché il commercio ormai è allo sbando, però vediamo che questi locali invece vengono tranquillamente affittati. Se io non avessi invece avuto il mio amico Luciano, che è lì e lo ringrazio, che mi ha dato la possibilità di avere questo locale, penso che non avrei potuto.
urbane. Quindi le priorità per me, io faccio l'esempio del Buon Vale di Caviglia, allora se paragoniamo l'amministrazione comunale a una famiglia, io penso che il padre debba pensare prima a che ci sia il lavoro e ci sia la casa. Poi posso pensare al resto, posso pensare ad arredare, posso pensare al verde, è vero, questa è una città turistica, ha bisogno sicuramente di crescere da questo punto di vista, però sentivo in maniera, sono rimasto sbalordito, che la città di Lecce per il settore turismo ha soltanto un dipendente, cioè una città come Lecce per il settore turismo ha soltanto un dipendente. Voglio dire, evidentemente non c'è assolutamente, questa macchina amministrativa va completamente, come dice Alessandro, va completamente riformata. Allora, se non ci sono, allora si può spendere dei soldi per fare le rotatorie, si può fare il verde pubblico, si può fare qualsiasi cosa, ma secondo me le risorse vanno indirizzate prima a chi soffre, a chi non c'ha lavoro, a chi non c'ha casa, a chi dorme in mezzo alla strada, la gente che va con le strade, a chi dice tante persone vanno camminando con i droni e vanno in maniera vandalica, vanno a trovare o vanno a girare nella... cioè, queste cose a me personalmente non possono lasciare così senza una reazione, cioè non è possibile. Quindi non è possibile che questa gente paghi 1000 euro le case popolari e poi si comporti in questo modo. Quindi questo è uno delle cose in cui io ci tengo, e sicuramente la legalità è l'altra. Allora, la legalità significa che le persone non devono essere trattate di amici, non devono essere, questa è la città degli amici, questa deve essere la città deve tornare ad essere la città del diritto. Ci stanno togliendo anche la luce, perché c'è qualche cosa che non funziona. Quindi bisogna che questa città riacquisti almeno da parte, per quanto riguarda la legalità. Non si può vi faccio un esempio per come questa città si è ridotta. L'altro giorno ho ricevuto un messaggio dove mi si diceva: avvocato, se è venuto un assessore e gli ho promesso il voto, ma perché mi sa, mi ha detto che mi aggiusterà il marciapiede, va bene, però se me lo aggiusti tu il voto lo daremo a te. Ho detto va bene, aspettiamo domani, mi hanno fatto io con il voto di genere. C'è la gente si attende questo, perché evidentemente aspetta le elezioni, perché sanno che forza ragazzi nel periodo delle elezioni ottengono almeno quel minimo che possa proseguire. Vabbè, io non mi voglio tediare oltre, questi sono, diciamo, gli argomenti in cui mi sono battuto, troverete peraltro in questo Debian quelle che sono le cose che ho fatto. Però vi voglio dire adesso un'altra cosa, nel senso che questo percorso io lo sto facendo insieme a una cara amica che è qui, è la commissaria cittadina, che è Paolo Bruno, e che comunque invito a votare insieme a me, perché è una persona che vale, e lascio a lei concludere questa serata. Una cosa dico, Alessandro, abbiamo detto 34 anni, però io l'ho visto fare delle cose incredibili, con un assessorato senza portafoglio, con una scatola vuota. Gli hanno dato una scatola vuota e ha fatto delle cose inverosimili, dei progetti veri, reali, concreti. Questo per tutto il tempo che ha collaborato con la precedente amministrazione. E questo è un passaggio importante, perché se è stato capace di fare tutto ciò che ha fatto con qualcosa che aveva un valore vicino allo zero, figuriamoci cosa farà quando sarà sindaco di Lecce tra poco. Un'altra cosa voglio dire, che è un po' forte, però la dico. Perché l'UDC? L'UDC è l'anello di congiunzione tra il Comune di Lecce e la Regione Puglia.
perché l'UDC ha un assessorato importante al welfare. Noi abbiamo scelto l'UDC anche per questo, io non lo nego, per l'amicizia con Totò, per una serie di valutazioni per Alessandro, ma perché anche noi siamo l'anello di congiunzione con la Regione. È importante questo passaggio, perché fino a quando l'onorevole Fitto e Adriana Poliportone erano politicamente dialogavano ed erano uno il Presidente della Regione e l'altra il Sindaco di Lecce, le cose funzionavano. Si è interrotto quest'asse quando è stato eletto Vendola alla Regione e a Lecce avevamo un governo di centrodestra. Quindi il dialogo politico si è in qualche modo compromesso e a noi è mancato per molti anni questo legame, questo dialogo politico. L'UDC è la forza di governo della Regione Puglia che sta appoggiando De Linoci. Noi speriamo di tirarti la volata, Alessandro. Speriamo di andare sempre, andiamo a fare un passo e che diventi sindaco di Lecce. Chiudo solo con due cose. La prima è ringraziarvi tutti nuovamente e cercare di smontare questo pregiudizio che ormai è diventato anche un hashtag che hanno utilizzato, che è l'Uvagnone, riferito a me. Si è candidato Giliberti e poi quello l'Uvagnone. Allora, no, io credo che innanzitutto sfido anche il pubblico a piazza, Giliberti, se si vuole confrontare con me sul programma, sul progetto di città, mi farebbe molto piacere, perché credo che farebbe bene anche alla città un po' di democrazia, visto che lui non si presenta ai confronti politici. La seconda è che io ho fatto l'assessore a 29 anni, ho avuto un'esperienza amministrativa, sfido gli altri candidati a sapere dove mettere mani dal giorno 1, visto che ho fatto l'apprendista. Ora sono pronto a mettere in pratica tutto ciò che ho imparato e che ho visto che non si deve fare. La seconda cosa è quella che ha detto Paola. Io credo che vada ripristinato un rapporto istituzionale con la Regione Puglia, ma soprattutto vada generato un progetto. Perché credo che i muri politici non esistono se esiste una visione, e noi dobbiamo generare quella visione che rilancia lo sviluppo, per cui da qualsiasi colore sarà il governo regionale non ci possono dire no, perché noi abbiamo un progetto che non fa una pecca e oggi dobbiamo sviluppare quello. Infine, la parte principale. Io vorrei che venerdì veniste non perché mi piacciono gli applausi, tutt'altro, perché venerdì inizia la campagna elettorale, sarà il primo comizio, noi ne faremo 21. Perché 21? Perché andremo in ogni rione, quindi vi invito a far convogliare nei comizi di rione anche i vostri amici, ad ascoltare che questa volta c'è una proposta, che c'è una proposta di cambiamento, perché se alla città va bene così, noi ci abbiamo provato, ma se la città, come dice sempre, non cambia mai nulla, noi stiamo facendo una reale proposta di cambiamento, quindi andremo all'antica in ogni singolo rione a parlare, a cercare di convincere i cittadini leccesi che non si devono più accontentare, ma che devono essere esigenti, che di questi asfalti e marciapiedi elettorali non ce ne frega nulla. Quindi se questa battaglia diventa una battaglia di tutti, se ognuno di voi riesce a convogliare due o tre amici a convincere a votare in questa sfida, dovete dire sì, hai un parente che si è candidato, ma basta, basta, adesso c'è una nuova classe dirigente che vuole finalmente governare questa città. Grazie a tutti.
questa città dove tutto si fa, dove niente si fa, dove il cielo è uno specchio, un inganno, un tranello, il sole, il mare, il vento, un comodo refrain. Città che mortifica sogni, speranze e ambizioni dei suoi giovani eroi, arrabbiati, dispersi, sospesi nel limbo di questa città.